Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia. Oggi è il 19 di marzo, è domenica, è il quarto giorno di 5 sotto l'ala dell'angelo Mumia, l'angelo della rinascita. Siamo in un momento estatico di contemplazione lunare, siamo nell'infinito, nel punto veramente estremo del segno dei pesci. E da domani, equinozio di primavera, tutto cambia, tutto ricomincia, tutto riesplode. Questo è l'omega, che precede l'alfa, l'alfa dell'equinozio. L'equinozio, la primavera, il segno dell'ariete, momento solare, esatto contrario di questo momento che è lunare, femminile, di contemplazione. Poi ci sarà l'esplosione solare, l'esplosione marziana, tutto ricomincia. È un girotondo, l'astrologia. La visione dell'astrologo, la visione astrologica del tempo è circolare, non è quella lineare del cristianesimo che inizia dal peccato originale e finisce con il giudizio universale. Questa è la visione che avevano anche i greci, tutto era legato alle stagioni e noi siamo strettamente legati alle stagioni. Sono qui con, naturalmente, con l'immarcescibile, inesplicabile Plicco, il mio regista, e con la favolosa Sirenetta dai capelli pink, assistente alla regia. Allora, di che cosa vi voglio parlare in questo appuntamento? Vi voglio parlare del segno dell'acquario. È l'ultimo segno di cui vi parlo, l'ho lasciato alla fine. In un modo, diciamo, abbastanza casuale, però niente per caso, come sapete, ed è giusto che ne parli alla fine perché è un segno estremamente raffinato, un segno complesso, molto molto bello, questo segno d'aria straordinario. Allora, che momento è questo da un punto di vista stagionale, del racconto astrologico stagionale? Sapete che c'è un protagonista, voi che mi seguite lo sapete, è il frumento. Allora, qui abbiamo il chicco di frumento, seppellito, siamo nel cuore dell'inverno. È il cuore dell'inverno, però se vogliamo il cuore, diciamo, di un altro tipo vero, duro, durissimo, è quello del Capricorno. Qui è il momento più gelato, nonostante le stagioni non siano più quelle di una volta, il Capricorno rappresenta il momento più ostile da un punto di vista stagionale. Qui il chicco di grano seppellito è immobile, fermo. Sotto il segno dell'acquario, cosa succede? Comincia a muoversi, a trasformarsi, a mettere fuori tantissime radici. Questo è il grande momento della trasformazione, della metamorfosi, momento estremamente evolutivo. Ora, come possiamo immaginarlo? Possiamo assimilare a che cosa? Forse alla dea Kali, avete presente, che ha quattro braccia? Beh, quella è una dea crudele, attenzione, è il contrario della dea madre, però una sfumatura, una sbavatura, così all'interno del cristallo, del minerale trasparente come l'aria, aria, segno d'aria come l'acquario, c'è pure, volendo, di crudeltà, ma soprattutto, soprattutto abbiamo un bodhisattva, cioè una creatura divina del pantheon buddista, cioè il famoso Avalokiteshvara, che è quella creatura, questo bodhisattva, con mille braccia addirittura, e ogni braccio ha un occhio per vedere. Ecco, l'acquario è proprio così, ha tantissime radici, ha tantissime braccia, ha tantissime mani, riesce a prendere da tantissimi luoghi diversi, a tantissime fonti, a tingere da tante zone diverse della realtà, della vita, del mondo. È così proprio l'acquario. Grande momento di trasformazione, questo è il momento stagionale. Qui attorno ho disegnato i pianeti. Allora, qui abbiamo dalla parte, come io dico, illuminata, dove ci sono i domicili e l'esaltazione, abbiamo Saturno, Urano e Nettuno. Noterete subito una cosa molto interessante. Se pensate che qui c'è uno specchio, qui c'è il Capricorno, abbiamo una specularità proprio, vedete? Saturno qui si riflette e Urano qui si riflette. Allora, in Capricorno, Urano qui era nel suo domicilio, ed è per sempre, nel suo domicilio base notturno, e Urano è la tecnica, semplificando, e le mani da cui dipende la tecnica umana. Saturno, la razionalità, in Capricorno è nel suo domicilio diurno, primario. Quindi Saturno, diciamo che è un po' più forte di Urano. Allora, come vi avevo detto, qui c'è veramente il Terminator dello zodiaco. Qui abbiamo il computer, la razionalità, la testa, e qui abbiamo l'aspetto tecnico, l'armatura, la macchina, la sua organizzazione tecnica. Il Capricorno inarrestabile, che riesce a convogliare, a imbrigliare perfettamente l'energia aggressiva marziana e, beh, in certi casi, naturalmente, ad essere anche feroce, perché no? Ad essere duro, ad essere guerresco,
però anche molto costruttivo, è un'energia perfettamente dominata, perfettamente gestita dalla razionalità e perfettamente strutturata grazie alla capacità tecnica del Capricorno. Ora, nell'acquario abbiamo qualcosa di simile, perché abbiamo di nuovo questa ripetizione, abbiamo questo ribadire testa, Saturno, e Urano, tecnica, mani, costruzione. In questo caso è sottolineato in modo più forte, ben messo in luce, l'aspetto tecnico. Urano è nel suo domicilio primario, nel suo domicilio diurno, mentre Saturno nel suo domicilio base, notturno. Quindi c'è una maggiore attenzione verso la tecnica, però abbiamo qualcosa di simile, testa, razionalità e fare, costruire, ma il cuore è diverso, cambia tutto. Qui avevamo Marte nel cuore ribollente del Capricorno, qui abbiamo Nettuno, Nettuno è il pianeta della sensibilità elevata, della sensibilità ad alto livello. La Luna è la sensibilità dei sensi, sensuale, quella che ci fa percepire i colori, le sensazioni, gli odori, che ci fa provare tante sensazioni profonde, naturalmente. Però Nettuno è la sensibilità degli artisti, la sensibilità dei geni, la sensibilità di coloro che hanno delle esperienze sensoriali alte. Allora, Nettuno, infatti, Nettuno rimanda al mondo oceanico dei pesci. Ve ne ho parlato anche quando ho trattato il segno dei pesci. È un pianeta misterioso, magico. Se vogliamo possiamo farlo coincidere anche con la magia. È molto importante tenere conto di questo. E poi Nettuno è la trasformazione, la metamorfosi, proprio quella che c'è qui, sotto, in questo momento stagionale, da parte del seme, che mette fuori tantissime radici. Metamorfosi, trasformazione, evoluzione. Questo è molto importante nell'acquario, evoluzione spirituale, evoluzione nel senso proprio di trasformazione, cambiamento continuo. C'è questa fluidità, che è proprio quella dell'oceano, che rimanda al mondo dei pesci. Tanti pensano, così, quando hanno il primo approccio all'astrologia, ma come mai acquario non è un segno d'acqua, è un segno d'aria? Ebbene, è un segno d'aria, è un segno d'aria. Però effettivamente c'è qualcosa di liquido, ed è proprio questo Nettuno esaltato che rimanda al mondo oceanico, magico dei pesci. Molto, molto forte. Perciò, in definitiva, che cosa abbiamo qui? Qui abbiamo una tecnica, un mondo tecnico che si fa magia. La tecnologia nel mondo dell'acquario diventa magia. Ora, questo lo possiamo pensare in un modo molto chiaro se teniamo conto dell'arte. Allora, un acquario artista è estremamente tecnico, dotato tecnicamente, e poi riesce ad impastare la sua tecnica con una magia, con una sensibilità eccelsa. Vi faccio un esempio. Ora, mentre vi parlerò dell'acquario, butterò dentro dei personaggi straordinari, perché allora l'acquario ha veramente personaggi veramente bellissimi, geniali, geniali. Allora, per esempio, vi parlerò di Yuya Wang, che è una pianista cinese, nata il 10 di febbraio del 1987 sotto l'ala dell'angelo Dama Bia, l'angelo della saggezza. Allora, una pianista bravissima, Yuya Wang, cinese, eccola qui. Tra l'altro una bellissima donna, una bellissima ragazza. Questa pianista ha una tecnica favolosa, suona in un modo meraviglioso. Io conosco una ragazza, pianista, ventenne, che abita a Roma, del Sagittario, l'ha vista a Roma suonare, Yuya Wang, e mi ha detto: sì, però è un po' freddina, un po' freddina. Una tecnica e c'è. Lei è molto critica, ma anche una bravissima pianista, questa ragazza che io conosco, amica mia, musicista pure lei, che studia al conservatorio. Certo, l'acquario è sempre un po' freddo, i segni d'aria sono un po' freddi. Questo vale anche per i gemelli, vale anche per la bilancia. Hanno qualcosa di vitreo, come tipico dell'aria. L'aria è trasparente, è vitrea, ha qualcosa di minerale. Ecco, però la tecnica di questa pianista è veramente favolosa, straordinaria. Allora, nell'arte sono eccelsi i nati sotto il segno dell'acquario, fanno delle cose incredibili. E poi c'è questo elemento della tecnica che diventa magia. Ora, cosa dobbiamo pensare in questa direzione? Dobbiamo pensare all'epoca in cui stiamo vivendo, dove abbiamo questa tecnica iper sofisticata. Ora, qui c'è un link veramente molto importante, che è quello dell'era dell'acquario. Di questo abbiamo sentito tante volte parlare, ne avete sentito parlare. Allora, la domanda è: ma l'era dell'acquario è già iniziata? Deve ancora iniziare?
Era già iniziata ai tempi quando si cantava Aquarius, Aquarius, avete tutti presente, no? Nel 68, che si aveva già quell'impressione di, così, di fratellanza, di uguaglianza, che sono tutti elementi dell'Aquario questi, attenzione, adesso ve ne parlerò ancora più strettamente. È già iniziata quest'epoca. Ebbene, adesso ve ne parlerò, entrerò nel nocciolo della questione. Però prima di dirvi qualcosa dell'era dell'Aquario, vi voglio parlare di un artista, di un pensatore, di uno scrittore straordinario che parla di queste cose, della tecnica attuale da acquario proprio, perché è dall'acquario, cioè Alessandro Baricco. Alessandro Baricco. Allora, Alessandro Baricco non solo è uno scrittore straordinario, eccolo qui, soprattutto conosciuto per Seta, è qui che ha debuttato, Seta, Siti. Seta, Siti senza sangue, sono i suoi primi libri. Ha scritto molti libri, ha uno stile raffinato, molto personale, molto disinvolto, come tipico dell'acquario, che riesce così a passare, a scivolare sulle cose. È veramente arioso, cioè c'è leggerezza, quella leggerezza di cui parlava, che aveva spiegato in un modo molto preciso Calvino, che era della Bilancia, nato sotto l'ala dell'angelo della Trinità, una persona molto astratta, molto spirituale, Italo Calvino. La leggerezza, la leggerezza. Baricco è uno anche che fa degli spettacoli in cui tira in ballo pittura, musica, cioè veramente lui da solo, parlando semplicemente, con la sua parola, riesce a imbastire degli spettacoli veramente emozionanti. Ora, so che ci sono molte persone che non lo apprezzano tantissimo. Forse voi che mi state ascoltando, oppure non lo so, naturalmente qui ognuno ha i suoi gusti. Io vi dirò questo, io abitando qui in Svizzera, nella Svizzera italiana, io però sono argentino-spagnolo, guardo all'Italia con grande amore e vedo questi grandi personaggi. In Italia ci sono veramente personaggi spettacolari, persone veramente intelligenti, veramente dei grandi filosofi, dei grandi pensatori che non troviamo in altri luoghi del mondo. Io sono veramente ammirato. Bisogna forse a volte anche distaccarsi un po' e guardare le cose da lontano per capire quante cose preziose ci siano, un po' come gli italiani stessi quando emigrano da lontano si rendono conto di quanto hanno in patria. Naturalmente l'Italia ha tante pecche, ha tanti problemi, però ha veramente tantissimi personaggi straordinari, tra cui Alessandro Baricco, grandissimo scrittore, direi showman, un pensatore, un filosofo. Ora lui ha scritto un libro che dovete assolutamente leggere se non l'avete letto, cioè I Barbari, I Barbari. Un libro veramente straordinario, che non si può non avere. Tra l'altro, saggio sulla mutazione, la mutazione, la trasformazione. Allora, di che cosa parla in questo libro Alessandro Baricco, I Barbari? Parla proprio di questa nostra epoca in cui siamo relazionati tutti alla rete, ad internet. Allora, dovete tenere conto del fatto che la maggior parte dei pensatori, dei filosofi, hanno un'opinione negativa della rete. Di internet, di Wikipedia, eccetera. Avete presente Umberto Eco che diceva delle cose, tirava delle frecciatine che non apprezzava, un gran che non ha mai apprezzato. Insomma, i pensatori, soprattutto un po' vecchi, naturalmente, che hanno una certa età, che hanno vissuto in un'altra, ne parlano male. Hanno anche i loro motivi per parlare così. C'è tutta una tradizione. Con Heidegger, sapete, si è sviluppata una certa idea che la tecnica è qualcosa di estremamente negativo. Per Heidegger la tecnica era la fine di un percorso che parte da Platone, della metafisica, tutto si oggettivizza, tutto è manipolabile, tutto è zuhand, a portata di mano, e noi non diamo più importanza alla cosa in sé, non sappiamo cos'è l'essere della cosa. Per noi le cose sono da usare, da manipolare, siamo nell'inautenticità. Per Heidegger, la tecnica, questa tecnica che esplodeva, che poi non è la tecnica che abbiamo adesso noi, era ancora la tecnica un po' più arretrata, però aveva già capito tutto, era la fine di un percorso occidentale, segnalava anche la morte dell'Occidente, il tramonto di cui si parla tanto d'Occidente, perché era la fine dell'essere, l'essere era totalmente fuggito dalla visione di noi occidentali. Ora, però anche lui, nella sua filosofia, intravede qualcosa nella tecnologia, perché infatti poi alla fine del suo percorso a che cosa si aggrappa soprattutto? Alla poesia di Hölderlin in particolare, che lui amava tantissimo, Friedrich Hölderlin. Lui ha pensato che la filosofia dovesse travasarsi nel linguaggio poetico, infatti sapete, la poesia
serve tantissimo per capire la realtà. Noi tante volte la trascuriamo, ma non trascuriamola. Ora, lui, Oederlin, una delle cose famose che disse, non più son gli dèi fuggiti e ancor non sono i venienti. Cioè, gli dèi non ci sono più, cioè i valori di una volta sono andati, sono scivolati via e ancora non sono arrivati quelli nuovi. Quindi ci troviamo così in una situazione di stallo, però attenzione, ancora non sono i venienti, però stanno venendo, stanno arrivando. Heidegger non li vedeva, cercava di sondare le profondità con la poesia, ma li toccava così al buio, ma quali sono? Da dove arrivano? Ma arrivano dalla tecnica stessa, dalla tecnologia. Ma Heidegger l'aveva capito, cioè il fatto di trovarsi di fronte all'oggettivazione della realtà, improvvisamente ci fa vedere che c'è qualcosa in più da scoprire. Ma la tecnologia è così, la nostra tecnologia. Quella che noi abbiamo adesso a disposizione non è il treno a vapore, che già era una cosa straordinaria, non era il telegrafo, non è neanche il telefono di una volta. Cioè la tecnologia che abbiamo oggi è magica, è aquariana, è tecnica che diventa magia. Ora, noi uomini ci distinguiamo dagli altri animali proprio per la nostra tecnica, e questa è la cosa che ci definisce. Certo, ci sono tantissimi animali tecnici, lo è pure la formica, il castoro, il picchio, eccetera, eccetera, ma noi abbiamo una tecnica ipersofisticata, sbalorditiva, noi mandiamo delle sonde nello spazio, su Marte, e poi costruiamo delle macchine che fanno altre macchine. Questo nessun animale ha mai potuto farlo, mai se l'è sognato di fare. Questo è ciò che veramente ci distingue. A tal proposito, vi ricordo una cosa che ho già detto, ma è molto importante in questo mio discorso così globale, perché tocco tanti punti, saltello di qua e di là, però per poi mettere in luce perfettamente l'acquario. Quando vi ho parlato della Vergine, vi ho detto che la Vergine è il segno più umano di tutti. E qualcuno può trasalire perché dice: ma come la Vergine, un segno freddo, no? Non è sensibile. Infatti, la Luna è caduta qui, la sensibilità è anche Nettuno, la sensibilità a tal livello è nel suo esilio. Però la Vergine ha Urano esaltato. Da un certo punto di vista, è il segno più umano di tutti, in quanto tecnico, il segno più tecnico di tutti, la Vergine, è il segno più umano, visto che l'umanità si differenzia da tutti gli altri animali per la sua tecnica. Ora, questo è anche. Così in acquario, cioè tecnica importa, però se la Vergine non ha particolari aspirazioni spirituali, di evoluzione, artistiche, tante volte ce le ha, attenzione, sapete che la Vergine è come il pane, gli metti sopra la Nutella, prende il gusto di Nutella, gli metti sopra il prosciutto, prende il gusto del prosciutto. La Vergine è pane, è pane, e prende tanti gusti, sapori, odori, umori da tutti gli altri pianeti, segni, a dipendenza del tema che tu hai, Vergine, prendi tantissime sfumature e colori da tutto quello che hai dentro di te nella tua carta natale. Ora, l'acquario ha qualcosa in più, ha un'ambizione dal punto di vista tecnologico, ha questa ambizione magica che coincide perfettamente con questo nostro momento tecnologico. In questo nostro momento, che è esploso da pochissimo in definitiva, ci sono quelli che sono nati proprio nel momento in cui c'era già il cellulare, eccetera, eccetera, però è da pochi decenni che noi viviamo immersi in questo tipo di realtà che evolve anche sempre più velocemente. E qui stiamo, in questo momento, noi stiamo realizzando l'antico sogno degli uomini primitivi, per esempio la telepatia. Noi siamo telepatici, mandiamo un SMS, mi rispondi subito, ti scrivo in chat, mi rispondi subito. Il nostro pensiero non viaggia alla velocità della luce perché non è possibile, ma alla velocità del pensiero assolutamente sì. Non c'è più il postino, non c'è il corriere dello zar a cavallo clockete clockete che attraversava la Russia con il manoscritto. Oppure quando usiamo la posta mettiamo tanto, no, per ricevere qualcosa, certe volte poi i pacchi non arrivano neppure, queste cose, no? In Italia soprattutto purtroppo. Allora, i nostri pensieri viaggiano alla velocità della luce, quindi qui stiamo realizzando in questo momento l'antico sogno ancestrale della telepatia. Siamo onniveggenti. Perché vediamo tantissime cose in rete, vediamo cose in diretta, ci sono telecamere poste in tanti posti del mondo, noi possiamo vedere cosa sta succedendo, vediamo YouTube, cose che stanno accadendo, vediamo la web map, possiamo parlare in Skype, siamo quasi ubiqui, ci vediamo addirittura, eccetera, eccetera. Quindi telepatia, onniveggenza, abbiamo un sapere grandissimo, certo, molti dicono pasticciato, confuso, questo è tipico della rete, c'è confusione. Infatti qui nella rete crollano
tanti muri, quei muri che sono tipici della ragione, dividenti, differenzianti. È questo che non amano i filosofi. Per esempio, un grandissimo filosofo come Massimo Cacciari, l'ho sentito parlare in una conferenza, lui dice: no, allora io non ne parlo in negativo, semplicemente parlo del fatto, così oggettivamente, però si capisce che la cosa non gli piace per nulla, e dirò che ciò che succede nella rete, che c'è un sapere che è liquido. Beh, noi viviamo nella società liquida, qui siamo nel mondo liquido dell'acquario che rimanda Nettuno, qualcosa di oceanico, dove tutto si rimescola, si trasforma, la società liquida di cui parlava Bauman, il grande Bauman dello Scorpione, che è morto poco tempo fa, grande sociologo. Quindi cadono tutti i muri, cadono tutti i ponti, dove sono i cassetti di una volta, dove sono tutte le differenziazioni? Non ci sono più, è tutto molto confuso, è un mondo magico, la magia è così, la magia è confusione, è cose che si rimescolano tra di loro, analogie, legami i più funambolici. Allora, anche un Massimo Cacciari non è contento, e praticamente nessun filosofo pensatore è contento della rete. Ci vedono solamente delle cose negative, e c'è una tradizione filosofica, Heidegger, eccetera, eccetera. Ora, Baricco, che è dell'acquario, Baricco, è uno, forse l'unico, pensatore che parla in positivo della rete, della tecnologia, in questo suo libro che dovete assolutamente avere, che è I Barbari. Saggio sulla mutazione, ma anche lui è un uomo all'antica, e lui ha studiato tempo fa, anche lui ha un altro tipo di impostazione che non è prettamente quello di quest'epoca, però si adatta, si modifica, si trasforma. Questo è tipico dell'acquario, trasformarsi, prendere nuove forme. Qui le radici che vanno in tutte le direzioni. Allora lui che cosa dice? Tra le tante cose che dice in questo libro, vi dico l'essenza, un sunto, una cosa fondamentale, importantissima. Lui dice: una volta come si faceva rispetto alla conoscenza? Si cercava, c'era un cerchio, noi stavamo su una cosa, lavoravamo su un pensiero e lo approfondivamo, no? Si andava giù in un pozzo, come Paperone e Paperone, avete presente nei fumetti, quando cammina così, sta pensando, rimugina e fa muble, cammina così in cerchio, a un certo punto scava proprio, fa un cerchio scavato nel terreno. Oggi non si scava, non si cerca, oggi cosa si fa? Si naviga, si surfa. Questa è la parola che viene dall'inglese. Si surfa, si scivola da un punto all'altro, si fa fatica a concentrarsi, a stare su una sola cosa. Voi mi state ascoltando, vi siete già annoiati, siete andati già da un'altra parte. Dov'è il potere delle cose di adesso? Questo ce lo indica Baricco. Proprio in questo, che tu stai in un punto e quel punto deve avere la forza di spingerti verso un'altra direzione. Tu sei qui ora, ciò che io ti dico deve avere la potenza, la forza di spingerti da un'altra parte, anche se non hai ancora ascoltato tutto. E poi vai a ascoltare una canzone e forse non l'ascolti tutta e sei già da un'altra parte, a leggere un articolo, eccetera, eccetera. Questo è il mondo d'oggi, è da qui che si trae la potenza, l'energia. Una volta era nel cercare e scavare, adesso nel scivolare e surfare, nel multitasking, nel toccare tante cose, tante braccia, tante mani. Ascolto la musica, sono al computer, telefono, guardo la televisione, faccio canticchio, mangio un panino, l'hamburger, faccio tutto insieme, multitasking, l'acquario. Questo è la magia nella tecnologia. Allora, siamo nell'era dell'acquario? Probabilmente sì, però poi vi parlo ancora di più dell'era dell'acquario, c'è qualcosa in più da dire. Baricco dell'acquario parla di tutte queste cose straordinarie, l'unico, non solo parla di questo, parla anche della globalizzazione nel film Next, potrebbe diventare un film forse, lui ha fatto un film bellissimo che si chiama Lezione 21, tra l'altro, di tutto ha fatto, infatti mette le mani in tante cose, proprio d'acquario, grande funambolo, grande giocoliere. Next, anche questo è un libro che è amato tra l'altro anche dal filosofo francese, il filosofo francese più famoso, vivente, che è Michel Onfray, consigliato non solo da me, ma da Michel Onfray. Appunto in Next parla della globalizzazione, ma ne parla in senso buono, cioè dice: vediamo, c'è il McDonald's, tutti ne parlano male, c'è in tutti i luoghi del mondo, va in Cina, c'è, va in America, c'è, cosa dobbiamo fare, cosa ne dobbiamo pensare? E ci vede qualcosa di buono, di bello. È bellissimo il suo modo di vedere. Lui naturalmente poi in definitiva cosa dice? Allora, ci sono tantissime cose di prima che noi vecchi, diciamo così, dobbiamo salvare su un'arca di Noè. Dobbiamo prendere l'Odissea, l'Ulisse di James Joyce, Shakespeare, la musica classica, questo, l'altro, tutte le cose che ci sembrano più preziose, che amiamo, e metterle sull'arca di Noè. Poi si salverà quel che si salverà all'interno di questa nuova era
digitale, tecnologica. Lui si adatta, si adatta. Naturalmente non è contento fino in fondo, però ha questa capacità che gli altri pensatori non hanno, questa apertura mentale straordinaria. Tra l'altro, ciò che si salva lo deciderà la morte, come dice Carlo Sini, altro grandissimo filosofo del Sagittario. È la morte che decide che cosa deve rimanere. È creativa la morte, creatrice, generatrice. Ora, come ha scritto una mia amica dello Scorpione in Facebook, l'apertura mentale non è una frattura nel cranio, l'apertura mentale è quella che ha l'acquario, se lo aggiungo io, che è determinata da questo Nettuno, magia, sensazioni alte, sensibilità ad alto livello, che sono l'apertura all'interno di Saturno, la testa. Qui c'è la testa che si apre grazie a Nettuno. Quindi l'acquario ha un'apertura mentale magnifica, magnifica. Ecco, vi parlavo di Baricco, lì c'è una persona con un'apertura mentale straordinaria, non ha pregiudizi, precomprensioni, e se ce le ha le mette da parte, si butta, guarda che cosa c'è. L'acquario guarda in avanti, l'acquario è sempre in evoluzione, l'acquario vive il presente che è già un futuro, il presente è già gravido, è già pronto per produrre ciò che sarà, è ipermoderno. L'acquario, sempre in trasformazione, sempre proiettato in avanti. Questo è fondamentale. Questa apertura mentale dell'acquario lo porta poi ad apprezzare tutto ciò che è marginale anche. Per quel che riguarda le persone, i perdenti in particolare, gli anti-eroi, tutte le persone che sono oscurate per un motivo o per l'altro. Questo lo vedremo meglio poi confrontando l'acquario al segno del leone, che è l'esatto contrario. Qui abbiamo il sole, l'ego, l'io, il re, l'imperatore, il protagonista, colui che sta sotto la luce dell'occhio di bue, del faro illuminato. Mentre qui abbiamo questa apertura grandissima verso il mondo, verso l'umanità in generale, tolleranza, appunto mancanza di pregiudizio. Anche il Sagittario, già il Sagittario ha una grande visione del mondo, soprattutto dell'esotismo, dei paesi stranieri, c'è già una grande apertura, ma qui l'apertura, ragazzi, è veramente straordinaria, quella dell'acquario. Andiamo avanti a spiegare qualcos'altro. Qui abbiamo un altro acquario assolutamente illustre, e anche qui è incredibile come la cosa coincida. Abbiamo chi dell'acquario? Darwin, Charles Darwin, che nacque agli inizi del Novecento, adesso non ricordo più esattamente l'anno, credo forse il 1809 forse, se non erro, in uno dei giorni dell'angelo Damabia, l'angelo della saggezza. Era il 12 di febbraio, lo stesso giorno in cui è nato anche, in cui è nata anche Salomè, che di cui vi devo parlare, che è un altro acquario straordinaria, e poi un altro nato sotto Branduardi, tutti questi sono personaggi dell'acquario. Allora, Darwin, l'inventore, lo scopritore, colui che ha capito certi meccanismi della natura, l'evoluzione, Baricco, saggio sulla mutazione, evoluzione e trasformazione. L'acquario, segno di evoluzione, di trasformazione. Chi doveva capire questa cosa se non un acquario? Ora, Darwin cosa ci dice? Voglio sottolinearlo perché tante volte questa cosa sfugge. È molto importante saperla. Non è il più forte a vincere, eh? Attenzione, non è Superman. Superman, ci sono tanti Superman, ma improvvisamente c'è un'invasione di criptonite, i Superman sono buttati a terra. Vince, chi vince in quel caso? Lo sfigato, nerd, magrolino, che non ha nessun superpotere, ma non è intaccato dalla criptonite. Quindi sopravvive il più adatto, quello che si adatta all'ambiente. L'ambiente circostante. Questo accadde ai dinosauri. Allora, ricordiamo che i dinosauri sono i veri re incontrastati di questo pianeta, per ora, perché noi siamo qui, umanità, da un attimo, mentre quelli, i dinosauri, sono stati lì per milioni e milioni e milioni di anni. In realtà ci sono ancora tra le pieghe, mutazione e trasformazione negli uccelli, nei volatili, lo sappiamo bene, no? Che sono portano in sé ancora il rettile, l'evoluzione del dinosauro. Comunque i dinosauri sono stati distrutti. Questa è l'ipotesi più accreditata, da un asteroide,
sono sopravvissuti dei mammiferi piccoli, dei roditori, che si sono nascosti qua e là, e poi da lì c'è stata tutta l'evoluzione che ha portato fino a noi. Ecco, ora l'acquario è il segno che si adatta meglio, che si sa modificare in modo da trovare una soluzione, si sa destreggiare, è un funambolo, è un acrobata, sa cogliere l'opportunità al volo anche. Ora, questa cosa, l'ho scritta, ho osato scriverla una volta in rete, parlando dei vari segni, in Facebook, e c'è una mia amica musicista che non vedevo da un po' di tempo, che è dell'acquario, ed è intervenuta un po' arrabbiata, dicendo: sì, io ho tutte le caratteristiche dell'acquario, ma io non sono una che si adatta così facilmente, perché la cosa può disturbare. Dopo, lei naturalmente ha il suo tema natale, potrebbe darsi anche che assolutamente non sia così. Sembra una cosa brutta, ti adatti, scendi a compromessi. Allora, può esserci questo lato negativo nell'acquario, effettivamente, l'opportunismo, proprio così, un bieco opportunismo, il fatto di scendere a compromessi facilmente. Può succedere, questo portato all'estremo in negativo, però la capacità di adattarsi, di destreggiarsi, è una cosa fantastica. E soprattutto pensiamo all'aspetto evolutivo. L'acquario sa adattarsi alle situazioni più diverse, le cose mutano e l'acquario, come fa Baricco, muta tutto il mondo intero, muta anche lui insieme. L'acquario sa mutare, l'acquario è un marinaio, abbiamo un mare proprio, acqua, acquario, che ha, anche se il mare è un olio, è liscio, non c'è un filo di vento. Basta che ci sia un filo di vento, anche sottilissimo, e sa mettere le vele, scusate, in un modo giusto, in modo da prendere, cogliere questo vento e andare avanti. Straordinario. Ora, in questo senso, anche l'acquario è tipicamente umano, è un'espressione dell'umano. Allora, qui voglio aprire una parentesi veloce e vi dico quali sono i segni che più mi risaltano da un punto di vista dell'esprimere ciò che è l'uomo. Tutti i segni lo fanno, naturalmente ci vogliono tutti per avere completezza, però ce ne sono alcuni che risaltano in modo particolare, anche in un modo molto diverso. Allora, vi ho detto della Vergine, la tecnica, l'uomo è tecnico, e qui abbiamo l'uomo per antonomasia da questo punto di vista. L'ariete. L'ariete è proprio il segno dell'uomo. Adesso, fra poco saremo sotto il segno dell'ariete, perché è il segno dell'uomo pre-socratico, pre-platonico, greco, tragico, l'uomo non tragico perché è triste così a vanvera, ma l'uomo mortale, che si considera mortale, non immortale, come questo pensiero è stato dato, è nato insieme a Platone, è nato insieme al cristianesimo, poi le due cose si sono mescolate, il nostro mondo giudaico-cristiano e greco, ma prima c'era questa visione dove l'uomo, quando le cose vanno male, pensate a Sparta, no? Queste cose, no? I 300, queste cose, no? Che lottano duramente. Quando le cose vanno male, reggono il dolore, ma quando c'è da gioire, si espandono, gioiscono, godono della vita, senza farsi problemi, naturalmente, non ci sono problemi morali. Ecco, questo è il tragico, greco, questo è l'uomo che viene sconfitto, l'ariete così, cade in ginocchio, ma si sa sempre rialzare e gode delle sue vittorie, insieme agli altri anche, con grandi banchetti. Ecco, questo è l'ariete, questo è l'uomo per antonomasia da un certo punto di vista. Ecco, l'ariete, segno straordinario. Qui è un'espressione possibile dell'umano. Qui la Vergine in un altro modo molto diverso, e anche il Capricorno, badate bene, che è un segno così metallico, eppure è appunto, è tipicamente umano, è l'uomo che produce la macchina, che produce il Terminator che poi distrugge lui. Qui abbiamo il Terminator dello Zodiaco, perché qui siamo nella zona più ostile dei momenti stagionali, della natura. Qui è l'inverno più crudo, più duro, dove Wolverine s'aggira sulla neve. Dove tutto è ghiacciato, ghiacciato. Qui abbiamo l'uomo, non ha zanne, non ha artigli, l'uomo è un vermetto, qualunque animale è più forte dell'uomo, ma anche una cavalletta è più interessante da un punto di vista della struttura fisica. L'uomo che cos'ha? La testa, il cervello, il computer, questo ha, e ha una grande capacità organizzativa. In questo mondo ostile, deserto, freddo, ghiacciato, glaciale, ce la fa. Questa è un'altra espressione dell'uomo, l'uomo che sa lottare, che sa affrontare le difficoltà, che sa combattere. Questo è il Capricorno. E qui, nell'acquario, abbiamo un'altra espressione eccezionale dell'uomo, l'uomo che si adatta a tutto. L'uomo è l'animale più adattabile di tutti, perché il
L'orso bianco sta al Polo Nord, ma non all'equatore, ai tropici. E c'è quel picchio verde che sta solamente in quella foresta e c'è ognuno nella sua nicchia ecologica, nel suo ecosistema, eccetera. L'uomo è dappertutto, nel deserto, nel Sahara, al Polo Nord, nell'Amazzonia, nelle città, dappertutto. Lasciamo da parte il fatto che sia una piaga, tutto quello che volete, ma da un punto di vista della sopravvivenza è perfettamente acquario, si sa adattare ad ogni circostanza. Per questo l'acquario è perfettamente simbolico di quello che pure è l'uomo. Qui chiudo la parentesi a proposito dell'uomo, l'umanità e i segni. Quindi l'acquario, segno magico da un punto di vista tecnologico, dell'evoluzione, Darwin, Baricco, Yu Yawang, la pianista, brrr, le mani, l'uso delle mani, straordinario. E cos'altro vi posso dire da questa parte? Beh, mi viene in mente per esempio un'altra cosa molto carina, quanto le donne dell'acquario nella storia siano state importanti. Ce ne sono tante, ma ve ne segnalo una in particolare, Lu von Salomé, che fu l'amante di un poeta molto famoso, che è Rainer Maria Rilke, donna amata dagli intellettuali dell'epoca. Eravamo a cavallo tra il Novecento e l'Ottocento, era una psicanalista, Salomè, psicanalista, scrittrice, intrattenne un dialogo così epistolare con Freud, diciamo amoroso, platonico, amava tantissimo gli psicanalisti, era veramente una grande intellettuale, musa ispiratrice di tanti intellettuali, fu amata disperatamente da Nietzsche, la vide quando aveva 21 anni e se ne innamorò. Ora, fu rifiutato, quello fu veramente il grande amore di Nietzsche. Allora, qui c'è una cosa molto molto interessante, questa donna era dell'acquario. Attenzione, le donne dell'acquario. Allora, noi viviamo in un'epoca patriarcale, un'epoca che però è iniziata da millenni, l'uomo patriarcale, qui il sole, l'uomo. Adesso, per fortuna, piano piano, forse siamo nell'era dell'acquario, c'è una mutazione, una trasformazione. Infatti, almeno da un punto di vista etico del pensiero, non abbiamo più quell'idea che la donna inferiore, insomma, queste cose sono passate, lo so, ci sono tante regioni del mondo diverse, c'è una grande varietà, però insomma le cose si stanno trasformando lentamente. La donna purtroppo ha sempre vissuto male e sottomessa. La donna dell'acquario è sempre stata molto speciale, ce ne sono tante, però vi indico questa, Salomè, perché era una donna molto avanzata, che vedeva le cose in anticipo, e l'acquario così è proiettato verso il futuro, era molto moderna. E era un intellettuale, naturalmente suscitava ammirazione negli intellettuali. Nietzsche ne fu folgorato. Dopo essere stato rifiutato, cosa fece Nietzsche? Scrisse, sembrerebbe, così si racconta, scrisse, così parlò Zarathustra. Ora non è una cosetta da poco, attenzione. Nietzsche è il più grande filosofo dopo Platone, semplificando veramente in un modo brutale. C'è Platone, barra Socrate, che forse è inventato da Platone. O forse è esistito, non lo sappiamo, e poi c'è Nietzsche che spacca in due la storia della filosofia, e in particolare con Così parlò Zarathustra, cosa fece? Parlò di una figura che è un anticristo. In fondo, da Platone in poi abbiamo sempre una figura cristica, anche Socrate è una figura cristica che si mescola poi al Cristo nella nostra mente, non lo sappiamo, però da un punto di vista intellettuale, della coscienza intellettuale, è così. Lui capovolse tutto. C'è un mio amico musicista che una volta ha detto: ho letto questo Così parlò Zarathustra, non mi sembra nulla di speciale, un tizio un po' matto. No, lì c'è una cosa veramente incredibile. Nietzsche era malato, faceva fatica a scrivere in un modo preciso come fanno certi filosofi oggi, o come faceva Hegel o come faceva Heidegger, così in un modo molto con tutti i passaggi logici, scriveva dei racconti, ma scrisse cose straordinarie. Rivoluzionò la filosofia. Lui era della bilancia, attenzione. L'altra cosa è il segno d'aria, che naturalmente è stato affascinato da un altro segno d'aria, cioè Salomè. Ma da lì è iniziata un'altra storia della filosofia. Il rifiuto di Salomè è stato sublimato da Nietzsche e ha creato quella filosofia straordinaria. Quasi possiamo dire, poeticamente, qui sono un po' heideggeriano e oltre, ma permettetemelo, siamo nel mondo dell'acquario, quindi dell'immaginazione unita alla tecnica. Possiamo pensare quasi che l'opera di Nietzsche sia nata da questa donna dell'acquario, Salomè, da questo rifiuto che lui ha sublimato. Vedete quante volte serve sublimare? Quante volte i rifiuti sono buoni?
benvenuti siano i rifiuti, perché poi creiamo qualcos'altro, la nostra energia passionale, creativa, il nostro daimon deve andare in un'altra direzione, forse facciamo cose ancora più straordinarie. E Nietzsche fece quello che non fece con Salomè, lo fece da un'altra parte. Vedete, quell'energia si è spostata e è andata in un'altra direzione. Lo so, sono un po' visionario quello che dico, però per dirvi qualcosa che è interessante anche raccontare in questo modo. Quindi Salomè come responsabile della filosofia di Nietzsche, della visione del nichilismo, delle verità che crollano, di un altro mondo completamente capovolto, dei sottoscala dell'Olimpo. Forse, perché no? Le donne dell'Acquario sono veramente eccezionali e nella storia sono veramente delle lucciole, lucciole nel senso dei fari, delle scintille, delle stelle luminosissime. Allora, il segno dell'Acquario che si trasforma, metamorfosi, trasformazione. Poi da questa parte abbiamo questa grande apertura mentale di cui parlavo, l'umanità. Allora, sì, ho lasciato in sospeso il discorso dell'era. Siamo nell'era dell'Acquario, sì o no? Allora, devo dirvi una cosa molto chiara. Se noi potessimo dire questa cosa in un modo molto chiaro, l'astrologia crollerebbe. In realtà, da un punto di vista tecnico, non si può raccontare che siamo nell'era dell'Acquario oppure no. Non si può dire questo. Tra l'altro, questo discorso porta nutrimento ai detrattori dell'astrologia. Perché, per esempio, in questo momento, in cui da domani il Sole inizierà a percorrere il segno dell'Ariete, che cosa immaginate, se non lo sapete, ve lo dico così in modo diretto, che cosa immaginate? Che alle spalle il Sole avrà che cosa? Naturalmente, la costellazione dell'Ariete. Ma non è così, non è così. Alle spalle il Sole da domani avrà la costellazione dei Pesci. Perché l'equinozio sta qui, da un punto di vista astronomico, non qui. Avete capito? La costellazione non è quella. Quindi i detrattori, guardate, questa è una cosa che tante volte mi è stata detta da detrattori vari. Non funziona quando tu dici che la Luna è lì, non è lì, è in un'altra posizione. Se tu dici che si trova qui in Ariete, invece no, è sbagliato. Si trova in Pesci, se dici che è in Toro, no, non è vero, si trova in Ariete. Ed è vero, astronomicamente non funziona. Allora, per questo motivo ogni volta, se mi avete seguito, io dico sempre che l'astrologia non è legata alle stelle, perché se così fosse, se fosse legata alle stelle, l'astrologia non funziona, non funziona. Naturalmente la domanda, che cosa dicono le stelle? E arriva Paolo Fox, l'uomo delle stelle, dice, adesso ve lo dico, ma anche lui lo sa che le cose stanno come ve le sto spiegando io per forza, lo sanno tutti gli astrologi. La domanda si può fare, va benissimo, è poetica, cosa dicono le stelle? È bellissimo, naturalmente. Però le cose non funzionano in questo modo. L'astrologia è determinata dagli equinozi e dai solstizi. Domani è un giorno fondamentale, 20 di marzo 2017, giorno in cui le ore notturne sono uguali alle ore diurne. C'è questo momento bilanciato, perfettamente bilanciato. Equinozio vuol dire notte uguale al giorno. Luce è un momento di yin e yang, di perfetto equilibrio. Da questo punto inizia il segno dell'Ariete e ci sono questi 30 gradi percorsi dal Sole nello zodiaco, che sono una prima camera, un primo settore, che noi chiamiamo Ariete. Non importa che costellazione c'è dietro. C'è la costellazione dei Pesci, non dell'Ariete. Ma non ce ne importa nulla. Potrebbe esserci anche un fiuco, potrebbe esserci qualunque cosa, eccetera, eccetera. Tutto viene costruito, grazie, qui nello zodiaco, nella struttura, in questo circuito, grazie agli equinozi e solstizi. I giorni dell'equinozio e i giorni primaverile domani, poi c'è quello autunnale, solstizio estivo, solstizio invernale. Questo è ciò che fa l'astrologia. C'è questo lato iperuranico, platonico, quasi astratto. E poi c'è ciò che succede qui sulla Terra, molto concreto, empirico, la natura, ciò che ribolle nelle stagioni, il grano, ciò che cresce, il grano che cresce, che viene tagliato, mietuto, messo via e poi seminato nuovamente, e tutto ciò si ripercuote sul cielo e il cielo lo rimanda sulla terra. C'è questo gioco ermetico fra cielo e terra, ma le stelle non sono importanti. Allora, nel discorso dell'era, che cosa si dice?
si dice che l'equinozio, in questo momento, si trovi qui. Il momento dell'equinozio è qua, non nei pesci, ma sull'acquario. Questo si dice. Ora, perché questo? Allora, va spiegato. Ci sono tre movimenti del pianeta. Un movimento è rotazione attorno al Sole, rivoluzione attorno al Sole, così, la Terra che gira attorno al Sole. Un altro movimento è quello del girare, dell'asse terrestre che gira e fa girare il pianeta. Scusate, la rivoluzione e la rotazione, questi sono due movimenti fondamentali. Poi la Terra, pensate che qui ci sia la mela, la palla, l'arancia della Terra, ha questo movimento a trottolina, questo è il terzo movimento, ce ne sono tre fondamentalmente di movimenti della Terra, così gira. E questo porta alla cosiddetta, famosa direi, precessione degli equinozi, cioè gli equinozi si spostano ed è l'unico movimento orario, tutti gli altri movimenti dell'astrologia sono anti-orari, infatti vedete questo è come un orologio, i pianeti come si muovono vanno in questa direzione così, adesso abbiamo il Sole qui, alla fine dei pesci e domani sarà qui, il movimento è anti-orario, mentre la precessione degli equinozi porta a uno spostamento che ha un movimento orario, infatti quando fu scoperta, inventata, stabilita, momento magico, misterioso anche lì, bisognerebbe dire delle cose. Quando fu scoperta l'astrologia, là nella Mesopotamia, dove c'è il Tigre e l'Eufrate, la valle fra i due fiumi che videro le sue rive, Isacco di Ninive, come dice Battiato, tra gli antichi Sumeri, Babilonesi. Allora, quando fu pensata l'astrologia, allora, in quel momento, al periodo, nei tempi dell'epopea di Gilgamesh, questo è il più antico poema epico che noi possediamo, è molto più vecchio dell'Odissea di Omero e dell'Iliade. Allora, in quel periodo, effettivamente, quando iniziava la primavera, come domani, allora alle spalle il Sole aveva effettivamente quella che noi chiamiamo la costellazione dell'Ariete. Poi l'equinozio si è spostato con il passare dei secoli e dei millenni e adesso è qui. Per questo diciamo, ah, allora siamo nell'era dell'acquario, così pensano coloro che hanno identificato questa dimensione, ma questa costellazione in sé non ha simbolicamente il potere dell'acquario, le caratteristiche dell'acquario. Perché? Perché il valore simbolico e diciamo così energetico, magico del segno è determinato da queste stanze che sono un gioco tra ciò che accade sulla Terra, naturale, e ciò che accade nello zodiaco. Sono scompartimenti disegnati nello zodiaco. Importa che il Sole attraversi gli scompartimenti, queste camerette, non importa che costellazione c'è dietro. Perché, ripeto, se importasse, se fosse importante, l'astrologia non funzionerebbe. Allora, ripeto, l'energia, il simbolo, il segno non sta nella costellazione, sta in queste zone, in queste camere disegnate grazie agli equinozi, ai solstizi, ai momenti stagionali, dividendo tutto in un modo geometrico, dividendo lo zodiaco in un modo geometrico. Io spero abbiate capito una cosa molto importante. Quindi, da un punto di vista tecnico, non possiamo dire che siamo nell'era dell'acquario. Cosa vuol dire? Questa costellazione la chiamiamo acquario, ma ha il valore dell'acquario? Allora, se ha il valore dell'acquario, che valore ha ora il fatto che ci troviamo in realtà, da domani in poi, sotto il segno dei pesci, in realtà, perché c'è quella costellazione? Vedete, nulla ha senso, crolla tutto. Allora, punto, le cose stanno così. Punto a capo, però vi dirò una cosa, io penso personalmente che siamo davvero nell'era dell'acquario. Ora mi direte, ma dai, cos'è questo voltafaccia, voltagabbana? Ecco, questo è un po' d'acquario anche. L'acquario fa tanti scherzi, è mobile, è aria, si sposta, un po' come i gemelli che si muovono tra l'Olimpo e la Terra, oppure anche la bilancia è molto pattina su tutto, anche l'acquario è molto mobile. A volte è un po' così, a volte è un voltagabbana, questo è negativo, va anche aggiunto. Però, perché faccio l'acquario? Ho un motivo preciso.
proprio legato a ciò che vi stavo dicendo, da un punto di vista fenomenologico, e questo lo dico da filosofo, e portandolo, travasandolo, trasportandolo nel mondo dell'astrologia, siamo nell'era dell'acquario, sta iniziando adesso l'era dell'acquario. Diciamo che i prodromi forse stavano già nella rivoluzione industriale, tutto quello che volete, ma adesso c'è quella magia, Nettuno, nella tecnica, Saturno, ragione, Urano, tecnica, domicilio diurno, che stiamo vivendo adesso. Adesso c'è quella magia, telepatia, onniveggenza, ubiquità. Adesso c'è. Ecco, quindi stiamo vivendo nell'epoca dell'acquario. Per questo motivo, e anche perché è un'epoca liquida, come vuole l'acquario, di movimento, di trasformazione, anche di incertezze, perché il segno del leone, il segno opposto, è il legno del, scusate, il segno del patriarcato e anche di ciò che è immobile, tutto ruota attorno al sole, tutti i pianeti. Una volta c'erano sicurezze, dove erano quelle sicurezze? I valori, il sole, il centro, il re, l'imperatore. Tutto ruota attorno a qualcosa, delle idee fisse, l'idea, la famiglia, il lavoro, il denaro, cose molto precise, anche il denaro ancora adesso, però insomma tutte cose molto precise, pensieri forti. Ora è tutto liquido, l'acquario è aperto alle nuove possibilità, alle nuove forme, alle nuove genti, alle nuove situazioni, a modifiche continue. Sono crollati questi valori, o stanno crollando, è molto difficile far crollare questi valori, perché è una cosa molto molto antica, molto radicata. Dal mio punto di vista, l'era dell'acquario è iniziata. Allora mi direte, e allora il discorso di prima? Coincidenza? Beh, sapete, forse le coincidenze non esistono. Il discorso di prima è valido, sono contraddittorio, eppure dovete fare una sintesi di questa cosa. Aufhebung, come dice Hegel. Si parte da quest'idea, la nego, tesi, antitesi, sintesi. Vedete un po' voi. Comunque rimane il fatto che tecnicamente non possiamo dire nulla, eppure fenomenologicamente possiamo dire che effettivamente l'era dell'acquario è iniziata. Bene, detto questo, andiamo dall'altra parte, nella parte oscura. Questa è la parte in luce. Quindi avete capito bene, eh? Saturno, Urano e Nettuno. Qui sono i pianeti, nella radice, nell'inconscio, nella parte più profonda, non meno importanti, attenzione, importantissimi. Ora, questi sono l'esatto contrario di quelli che abbiamo qui, fortissimi. Qui in Leone, segno opposto, lontano 180 gradi, nel cerchio zodiacale, questa è la distanza. Qui abbiamo il Sole praticamente due volte domiciliato, nel suo domicilio base notturno e nel suo domicilio primario diurno, pienamente domiciliato, il Sole, mentre qui è esiliato doppiamente. Allora, Sole è fonte di calore, l'acquario non è un segno tanto caloroso, esatto contrario del Leone, appunto, e anche dell'Ariete, manca di calore umano. Però compensato dall'apertura, dalla mancanza di pregiudizi, dalla tolleranza, ama l'umanità, il genere umano. Questo fa l'acquario. Mentre il leone ama il genere umano, ama se stesso, egocentrico, a volte tracotante, nel peggiore dei casi, superbo, un re, un regnante. Però attenzione, compensato da, c'è sempre l'altra faccia della medaglia, dalla sua grandissima generosità. Non dovete chiedere troppo al leone, non dovete strattonarlo. Però se lui vuole, regala, è magnanimo come un re, regala tantissimo, è solare, dà tantissimo calore e può essere estremamente leale. Il sole, io, no? La mia parola, valore, lealtà. La parola dell'acquario non ha tanto valore. Allora, questo è un lato negativo dell'acquario, bisogna essere sinceri. L'acquario, per certi versi, segno straordinario, raffinato, meraviglioso, come vi sto spiegando, ve lo dico con sincerità, tutto quello che sto dicendo, però è un segno anche inaffidabile. Se volete affidarvi a qualcuno, affidatevi a un leone, cioè la parola del leone ha valore, è leale, è onesto e trasparente. Anche l'Ariete è onesto, trasparente, autentico e schietto. La Vergine, i segni di terra sono affidabili, sono concreti. La Vergine, il Capricorno è affidabile, il Toro, l'Acquario, insieme agli altri segni d'aria. I segni d'aria hanno questa caratteristica di essere sfuggenti, poco affidabili, anche i gemelli continuano a spostarsi, a muoversi, giocherellano, sono astuti, ridacchiano, scappano, scappano via, così, sono fatti in questo modo. E anche la bilancia non è tanto affidabile, il segno d'aria è così. E l'acquario, questo è il lato negativo, è il segno meno affidabile di tutti. Non affidatevi troppo all'acquario perché può cambiare facilmente, ma proprio per questo suo bisogno di trasformazione costante, però ha altre virtù. Compensa con la sua grandissima tolleranza, apertura. Tutti i segni hanno un lato oscuro e un lato chiaro. Tendenzialmente
Tra l'altro, questo sole, diciamo, oscurato, appunto, porta a non sentirsi troppo importante. Protagonista, ma dice, ma non sono protagonista, sono uno in mezzo a tutti gli altri. Pensate che YouTube, questo qui dove vi sto parlando, pure è nato sotto il segno dell'acquario. È nato il 14 di febbraio, sotto l'ala dell'angelo Damabia, il 2005 del 14 di febbraio, esattamente lo stesso giorno, 14 di febbraio, pure lo stesso angelo, di Robbie Williams, altro acquario. Beh, YouTube, acquario, trasformazione, siamo tutti qui, tutti insieme, chi è che regna, chi è l'imperatore? Ma nessuno, tutti e nessuno. Clio, Makeup, lei è l'imperatrice, no? La conoscete sicuramente, Clio, che è bravissima, simpaticissima. Io tante volte la guardo, mi piace veramente tanto, no? Anche se io sono un truccatore mancato, e guardo spesso Clio. Ma siamo tutti uguali, cioè, diciamo, c'è una perfetta democrazia, come Wikipedia, tra l'altro. La rete è così, qui siamo dalla parte della rete. Qui non è importante l'io, siamo importanti tutti insieme. Chi fa Wikipedia? La facciamo tutti insieme. Chi fa YouTube? La facciamo tutti insieme. Siamo tutti protagonisti, tutti e nessuno. Certo, qualcuno a un certo punto lo è di più, figuriamoci. C'è qualcuno che diventa leonino, però siamo tutti fondamentalmente insieme a fare tutte le cose insieme. Infatti notate bene anche, tra l'altro, che con il crollo famoso dei valori, la morte di Dio, allora quando Nietzsche disse che Dio è morto, diceva quello, certo, ma però diceva anche qualcos'altro. Stava dicendo che erano finiti i valori, questi dei famosi di cui parla anche Heidegger e Hölderlin. Sono finiti i valori, sono finite le verità quelle forti che c'erano una volta. Ora, in realtà, come dice lo straordinario Jacques Lacan, di cui parla così tanto Massimo Recalcati, e tanti altri filosofi, Massimo Recalcati è un psicanalista, ma cosa disse Jacques Lacan? Disse che Dio non è morto, è stato rimosso, ma infatti è così. Dio è stato rimosso, è stato spostato da qui a qui, al mondo dell'acquario, è finito qua dentro. Il sole, diciamo che Dio, possiamo pensare che sia, una volta per gli egizi, Ra era veramente il Dio principale. È da lì che è nato il monoteismo, tra l'altro. Mosè attinse a quell'idea del dio unico solare egiziano. Di questo ho già parlato un'altra volta, l'ho accennato. Dio è morto, non è morto, è stato rimosso, è andato a finire qui, nell'acquario. Essendo rimosso, non abbiamo così tante leggi, regole esterne. Una volta i nostri genitori, i nostri nonni, negli anni 30, cioè, andando indietro, avevano delle idee, si andava sempre in chiesa, si faceva questo, tutto molto preciso. Oggi grande caos, disordine, confusione, ciò che i filosofi non apprezzano, i pensatori impazziti. Umberto Eco dice, sì, la Wikipedia, ma scritta da chi? Chi è che garantisce? Chi è il garante? Chi è il sole, il protagonista, colui che sa? Qui sanno tutti. Ecco, qui cosa è successo? Che le regole sono andate a finire dentro di noi, non sono fuori, Dio non è sopra, è stato rimosso nel nostro inconscio ed è molto forte, è qui l'inconscio, è qui il nuovo Dio. Infatti, badate bene, che qui in rete ci controlliamo tutti l'un l'altro. Wikipedia, se tu vedi, ma quella data non va bene, io per esempio oggi stavo proprio guardando una data, Acquario, c'è un cantante, ma è vecchio, Vincenzo Scampinato dell'Acquario, e leggo che è nato in Wikipedia, non so, il 3 di dicembre, qualcosa del genere, ma no, lui stesso in una canzone dice il poeta dell'Acquario, bla bla bla, insomma, canta dell'Acquario. Io ho sempre saputo che è dell'Acquario, quindi adesso io non l'ho corretto, perché non ho mai messo mani in Wikipedia, ma dovrei correggere, ci controlliamo. E voi, se sentite che io sbaglio, che dico una parola fuori posto, subito intervenite, noi interveniamo subito qui, ci controlliamo tutti l'un l'altro, il che da una parte è un clima un po' teso, no? Giusto? Però contemporaneamente è giusto così, perché non c'è qualcuno fuori, un imperatore che dall'alto dice allora dovete fare così e cos'ha. No, siamo tutti qui insieme e ci correggiamo costantemente a vicenda, però siamo anche vasi comunicanti, continuiamo a comunicare e siamo qui, appunto, in questa società liquida, malfamata, dove tutto è liquido, dove tutto è mobile, ma tutti insieme. Non è più importante l'individuo, siamo portati tutti insieme. Avete capito? Qui c'è l'inconscio e qui c'è Dio, questo Dio che siamo tutti noi insieme, che ci controlliamo a vicenda, che ci aiutiamo anche in vicenda, in definitiva, perché siamo tutti qui ad insegnarci a vicenda delle cose, tutti insieme. Bene, questo è il sole. Quindi qui abbiamo l'antieroe.
l'acquario, l'eroe, il protagonista è un antieroe. È sempre così, è sempre così, l'antieroe. È questo che apprezza l'acquario in particolare. Y è il tempo, qui è esaltato nel leone e qui è caduto. Allora, Y è uno di quei pianeti particolari, cioè insieme ad X, pianeti misteriosi. Y rappresenta il tempo. A quale corpo astronomico bisogna relazionarlo? Non si sa, si possono fare delle ipotesi, ci sono tanti corpi, ne ho già parlato, fuori, non c'è nel sistema solare, non c'è solo Giove, eccetera, ce ne sono tanti. E qualche corpo sicuramente è Y. A noi interessa da un punto di vista della struttura psicologica, come funzione psicologica. Guardate, è straordinario, per quello che ci racconta. Y qui, il tempo, poi il tempo è un argomento di quelli, guardate, scientificamente, filosoficamente, grandissimi, potentissimi. Ne parlerò più avanti in qualche lezione che farò, dove parlo di filosofia e di magia, che per me è molto importante anche quell'aspetto. Allora, Y. Qui in leone è esaltato. Che cosa significa? Allora, in agosto, estate, siete dei ragazzi, siete in vacanza, siete al mare, l'impressione che avete cos'è in generale? Ma che la vostra gioventù è eterna, la vacanza è eterna, il mare è eterno. Questo è il leone, eternità. Qui si arriva al culmine del tempo, a un apice temporale. E il leone è un tutt'uno con il tempo e il suo io è il tempo che si ferma. Infatti, i leoni sono fatti così. Come sono da piccoli, sono da adolescenti, come sono da adolescenti, sono da adulti. Non si cambiano, non si trasformano, a differenza dell'acquario. E vorrei aggiungere una cosa molto importante. L'acquario ha sempre questa sensazione di incompletezza, sempre. È sempre in divenire. Il suo io non c'è mai veramente, è sempre da venire. E ora, dopo, adesso, per questo molto in pratica, concretamente, qualunque sia il mestiere che fa un acquario, può essere anche una casalinga che sta in casa, accudisce i figli, eccetera, ma avrà, l'acquario ha sempre tantissimi interessi, deve avere degli hobby, deve frequentare dei corsi, deve fare tante cose sempre diverse perché deve continuare ad assorbire, a completarsi. La sua identità è sempre in divenire, sempre in mutazione, sempre. Mentre Leone. Io sono così, vado bene, da qui non mi muovo, è così, fondamentalmente è così. Quindi il tempo qui raggiunge un suo culmine, un suo apice. Nella Vergine è interessante il tempo, vedete, Y nel suo domicilio primario, diurno, la Vergine ha un problema diverso, è più preoccupata perché raccoglie i frutti, il grano e deve conservarlo, metterlo via, pensando a ciò che verrà dopo, all'inverno. La Vergine guarda questa cosa e quindi deve fermare, rallentare il tempo. Per questo è molto concentrata sulle cose, sugli oggetti, oggettivizza. La Vergine ama il frigorifero, la Vergine ama gli elettrodomestici, tutto ciò che può rallentare il tempo. Vedete? Il tempo qui è fondamentale. Fondamentale anche qui, un po' più debole, nei gemelli. Come mai? Questo è il segno dell'adolescenza. L'adolescente, l'età dell'adolescenza. È l'età dell'immortalità, a meno che non ti sia capitato un lutto gravissimo in famiglia, qualcosa. In generale, da adolescenti ci sentiamo immortali. Sarò per sempre così. Io ricordo che da adolescente la morte non mi sfiorava nemmeno da lontano. Una volta sono andato al cimitero con i miei compagni di scuola perché ci ha portato il nostro professore di storia dell'arte, diceva un giorno finiremo tutti in questa fossa, c'era una fossa così aperta e tutti ridacchiavano e io stesso stavo lì con le mani in tasca pensare, boh, non pensavo a nulla, no? Pensavo ad uccellini così che facevo cicci nella mia testa, ma la morte non c'è da adolescenti. Ecco, questo è il segno dei gemelli che rifiuta tra l'altro la morte e il tempo che passa, vuole rimanere per sempre giovane. Tra l'altro, appunto, la sindrome di Peter Pan, dei Forever Young, tipica della nostra epoca acquariana e d'aria, che rimanda un po' anche appunto a questo mondo dei gemelli per sempre giovane, che può essere una sindrome oppure no, poi lì si può discutere. Comunque il tempo, questa è la cosa che volevo sottolineare. Invece i segni in cui il tempo scorre, deve scorrere. Sagittario, l'opposto dei gemelli, perché Sagittario è il cavallo che trotta. Il Sagittario impara dalla sua avventura, cavalcando, viaggiando, si ferma, prende, assorbe, abbraccia, mangia, riparte, si ferma, spiega, racconta, torna a un falò, le sue avventure, diventa sempre più saggio con il passare del tempo, è segno universitario della sapienza. E quindi c'è bisogno del tempo.
imparare, per accumulare esperienze, per sapere c'è bisogno di tempo, perché ci sia una storia, un racconto, c'è bisogno di tempo, è essenziale. Per quello tempo qui è da questa parte, dalla parte dove il tempo scorre, dove scorre anche nei pesci. L'avventura qui è diversa, qui c'è la sirenetta che nuota nell'oceano. Nell'oceano delle sensazioni lunari e nettuniane immense nell'infinito, nell'ignoto, nell'aldilà, nell'oltre, e c'è bisogno pure tempo per questo tipo di esperienza. Qui si imparano delle cose di un certo tipo filosofiche. Qui di un aldilà, di un ignoto, di un mistero, di un soprannaturale nel mondo dei pesci. C'è bisogno comunque di spazio-tempo, quello che pensò, vide molto bene Einstein, che era dei pesci, no? O Emanuele Severino, altro grande filosofo, ancora vivente, anziano, italiano, bravissimo, pure lui dei pesci, che parla del tempo tutto, no? Questo oceano infinito, disse una volta quando ero giovane, vidi dall'alto, lui pesci, vide dall'alto questo oceano immenso, questa vastità. Questo è il mondo dei pesci. Ci vuole il tempo che passa e l'acquario è per trasformarsi, per modificarsi, per andare avanti, per completare la propria identità, per avere sempre questo futuro davanti che continua ad arrivare verso l'acquario. Ci vuole il tempo che passa. Il tempo è fondamentale, deve scorrere, non può essere fermato, mai. Ovviamente direte, il tempo va come gli pare. Ah, è discutibile, è un fatto psicologico anche. Il tempo ha tante sfaccettature, è una cosa molto molto misteriosa. L'argomento tempo è estremamente complesso. E l'acquario lo vive in questo modo, in un modo portato all'estremo, molto amplificato. Il tempo deve continuare a scorrere, deve continuare a modificarsi e ad andare avanti. Un segno futurista, un segno straordinario, geniale. Bene, credo di avervi detto tante cose. Finisco qui finisce appunto un percorso, perché vi ho parlato di tutti i segni e i loro pianeti, ma andrò avanti, naturalmente vi parlerò poi dei pianeti che ho lasciato fuori, che non sono domiciliati, esaltati, esiliati, caduti, ma com'è la Luna in Ariete, com'è la Luna in Toro, eccetera, eccetera. Poi vi parlerò anche delle case, l'ascendente, discendente, e poi piano piano vi parlerò anche di personaggi famosi. L'ho già fatto, anzi forse no, ho parlato di un personaggio famoso per me, di una ragazzina inventata, cioè vi ho fatto un esempio di tema Natale, però ci sarà un momento in cui vi parlerò, che ne so, di Donald Trump, per esempio. Vi faccio il disegno e vi spiego esattamente come funziona. Ci vorrà un po' di tempo, dovete avere pazienza, faccio il cammino piano piano, ma spero che sia sostanzioso, consistente e vi piaccia, e anche questo mio video vi sia stato utile e simpatico. Vi salutano la sirenetta dai capelli pink, assistente alla regia, e Plicco, l'inesplicabile, immarcescibile, incomprensibile, Plicco, regista. Ciao, e siate molto, molto felici, perché c'era Shakira, beh, Shakira è dell'acquario pure, lei sciacchera tantissime musiche diverse, etnie, odori, colori, nazioni dentro di sé, è fatta così, è sì, proprio un acquario.